l'emulazione. Beh, è un bell'argomento, uno di quelli che poi ti fanno riflettere, no? Ci sono delle persone che vivono in funzione di altri o di altre. Cioè, ricopiano la vita di un'altra persona o copiano. Cioè, se uno si mette, forse per carisma questo succede, sicuramente. Se uno, che ne so, si mette una camicia in un certo modo, l'altro copia quella camicia perché sa che la porta quello che chiaramente, o quella che, diciamo, è più carismatica di lui. Allora, quindi diciamo che crea la moda, no? Crea la moda. E poi comincia una sorta di ribellione dentro, cercando di fare cose sempre simili a quella persona, perché almeno uno è contento. Ma io non capisco una cosa, no? Ognuno di noi ha una sua personalità, quindi la personalità è, non puoi cambiarla, anzi non puoi dire io sono uguale a quello o voglio essere uguale a quello. Io credo che comunque sia ci sono delle persone che andrebbero emulate, cioè veramente copiate totalmente. Uno di questi è Indira Gandhi, che è stato un grandissimo pacifista. Ecco, copiate quelle persone. No, ci sono dei personaggi che veramente non andrebbero mai copiati, perché comunque sia non è che dal vestito tu riesci, insomma, a far uscire fuori la tua personalità. Non credo, no? Perché magari fosse così semplice, no? Allora tu ti vesti tutto di marca, tutto carino, perché comunque fai parte della moda, perché se l'è messo quel tizio e quindi quel tizio ha portato la moda, no? Ma è una grandissima stronzata, no? Perché poi tutte le persone che copiano altre persone non hanno una personalità così spiccata. Però questo c'è sempre stato, no? Come diceva il buon Francesco di Gesù, ossia Frank High Energy, partono dal Pratino e vanno sino in cielo, a più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. Questo è un brano, insomma, che poi quelli che ben pensano, in poche parole, capito, tu ti fai una cosa e l'altro la fa il doppio della tua, no? Cioè il vicino o chi chiaramente, cioè tu ti compri una macchina, lui se ne compra due simili per far vedere che, insomma, capito, lui è di più. Oltre che alla moda, c'è pure questa cosa che comunque sia le persone cercano in qualche modo di emulare altre persone. Questo è un argomento molto grande, cioè non si può fare in 10 minuti, non si può parlare in 10 minuti di questo argomento, anche perché è un argomento talmente particolare e spinoso che si potrebbe veramente aprire un simposio di filosofia, eh? Perché poi tutto parte dalla filosofia e dallo stile, ognuno ha uno stile, e quindi visto che tu sei così, allora ho visto che tu c'hai tanta gente che ti segue, allora ti copio, almeno mi seguono pure a me, no? È molto riduttivo, anche perché comunque la personalità non è dettata da un altro, la tua personalità è la tua personalità. Ci sono anche persone che comunque sono timide, quindi non riescono ad uscire fuori, e questa cosa, insomma, le fa vedere in un modo che non è, no? È meglio essere, ognuno deve essere quello che è, non deve emulare un altro o copiare un altro. La moda è la tua, è il tuo modo di vestire, il tuo modo di camminare, il tuo modo di vivere è solo il tuo. Non deve essere uguale agli altri, perché non sembra tutto uguale, no? Ma non va bene così, no? Ci sono delle persone, ho detto, che si possono emulare, ma i grandi filosofi, magari prendere i loro scritti, cercare metterceli dentro di noi, devono stare dentro di noi questi scritti o queste cose, queste perle importanti, no? E purtroppo se le persone non copiano non sono felici. E questo è successo sempre, nei secoli dei secoli, come direbbero i cristiani. Amen. È vero, è vero.
nei secoli dei secoli le persone hanno, a parte per il potere, no? Dice, mazza, quelli sono forti, allora voglio essere forti pure io. Allora io mi compro 4 cacciabombardieri, io me ne compro 20. Cioè, capito come? È una rivalsa continua. L'uomo vuole sempre sopraffare, vuole fare sempre di più per dimostrare a chi non so che lui è più forte dell'altro. Ma la forza non è nei muscoli o nelle guerre, sta nell'anima, nello spirito, nell'essere quello che siamo, senza nascondersi. Bisogna essere quello che uno è, senza cercare per forza di stare al passo con i tempi, anche perché i tempi, ma molte volte non ci stai dentro i tempi. Quindi viviti la tua vita con serenità, con amore, con la pace nel cuore soprattutto, senza fare le guerre. Tanto le guerre non è che concludono niente. Le guerre che fai sono le guerre con te stesso. Una volta che tu hai conquistato qualche cosa, cioè pensi di aver risolto la vita? No, perché il giorno dopo devi riconquistare, no? E poi il fatto sempre che l'uomo è insoddisfatto, quindi l'insoddisfazione fa parte proprio dell'uomo, no? Cioè, faccio un esempio, ti compri un paio di scarpe, no, per esempio, e per farti capire come cambia pure il modo di vedere, ti piacciono, sono mesi che tu le cerchi, le vuoi, eccetera, te le compri, la prima settimana te le curi, la seconda settimana già non ti interessa più perché stai già da un'altra parte. Quindi stessa identica cosa in amore, no? Le persone si sposano, fanno dei figli, eccetera, e poi dopo si stancano, non pensano che comunque invece non esiste il fatto di stancarsi, anche perché andare avanti con la propria donna, ci sono dei momenti di stallo, vabbè, ma quelli fanno parte proprio della nostra vita, cioè nel senso che comunque bisogna avere pazienza, eh? Non scappare, perché se tu scappi è finita. Quindi l'insoddisfazione, l'uomo è insoddisfatto, no? Diceva un grande filosofo, no? Importante, diceva che ha scritto un libro di filosofia, adesso non mi sovviene il nome, diceva che un gancio attaccato a un peso, in quanto gancio regge, in quanto peso viene sorretto dal gancio. Diamogli una denominazione a queste due cose, no? Cioè, diciamo che il peso è l'uomo e il gancio è la vita. Se tu lo stacchi l'uomo dalla vita, ogni punto che incontra è sempre più alto del punto che lascia. Quindi chiaramente c'è una grandissima insoddisfazione, una metafora abbastanza importante, no? Perché poi l'uomo è sempre stanco delle cose, non si accontenta, ma da una parte è bello, però dall'altra parte comunque non trova pace, no? Quindi questo non trovare pace fa parte proprio di noi, il fatto di copiare, di cercare di emulare, cercare di non trovare pace. Purtroppo ci vorrebbe, per me dal punto di vista mio, un po' di meditazione, perché i popoli orientali loro insegnano tantissimo, un po' di meditazione per ritrovare la via, che a volte è molto tosta, insomma, da ritrovare, no? Perché comunque con tutte le cose che capitano, che poi capitano a tutti, non è che capitano solamente a te, insomma, capitano a tutti, è un po' difficile, insomma, no? Riuscire a trovare quella pace interiore che ci vuole tempo prima di ritrovarla, perché non è facile, anche perché la nostra vita è talmente breve che, come ho sempre detto, dura poco, ma quel poco che dura, perlomeno se uno riesce a trovare una pace interiore col proprio spirito, e quindi parlare con se stesso e cercare di rinnovarsi e essere un uomo migliore tutti i giorni, veramente ha trovato la via. E la via non è difficile trovarla. Tutto sta a noi, no? Sta a noi che abbiamo paura di ritrovare la via, perché a volte ci bendiamo gli occhi perché abbiamo paura di guardare avanti. Buonanotte.